Sì, le operazioni di pulizia sono in corso, lo vedete, cinque finestre e il portone principale del Senato sono stati imbrattati questa mattina dagli attivisti del movimento Ultima Generazione. Come TG1 abbiamo scelto di non mostrarvi le immagini del loro atto dimostrativo per sottolineare come questo tipo di proteste non possa essere accettabile, proteste che dai quadri nei musei oggi si spostano ad uno dei luoghi simboli delle istituzioni, Palazzo Madama, che a differenza di altri luoghi come ad esempio Palazzo Chigi Montecitorio, che hanno piazze transennate con accesso consentito solo agli addetti ai lavori, ha un ingresso su strada, su Corso Rinascimento, attraversando si arriva a Piazza Navona, che è uno dei luoghi più conosciuti, più frequentati al mondo. Il Presidente del Senato La Russa ha ringraziato i carabinieri che hanno fermato cinque persone, con l'Ufficio di Presidenza valuterà ulteriori misure di sicurezza e c'è già piena disponibilità da parte del Viminale. Peraltro si apprende anche che il Ministro Piantedosi è in contatto con il Prefetto di Roma, con il Capo della Polizia per valutare gli sviluppi di questa operazione. Nessun alibi, nessuna giustificazione, dice La Russa, che ha ricevuto la solidarietà del presidente Fontana, ma sia maggioranza sia opposizione tutti condannano un atto vandalico che dicono nulla a che vedere con la difesa dell'ambiente. È tutto.